Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, direi sbagliando, ci eravamo lasciati qua. Perché dio sbagliando? Perché in realtà non ci eravamo lasciati al 2 di luglio, ma bensì al primo. Però perché sono andato al 2? Sono andato al 2 di proposito perché così facendo c'è stato il rientro di tutti i prestiti. A parte quello di Connelli che, se non sbaglio, fra pochi giorni dovrebbe tornare. Così perlomeno avevamo, diciamo, un resoconto più preciso della rosa che appunto abbiamo. Ovvero cioè la rosa senza prestiti, perché se magari uno poi si può basare male le scelte fa, e insomma tutta questa roba lì. E eccola lì, l'ho un po' tra virgolette modificata. Poi fra l'altro già nel precedente video l'avevate visto e sono arrivati, hanno messo dei giocatori solamente per far numero, per avere un numero, anzi per arrivare al numero minimo di giocatori che ci vuole in una squadra. Vedi tipo De Guzman, Prepelita, Simopoulos, ma ce l'ho fatta forza a dirlo, lui che non lo leggo nemmeno, insomma questa gente vi Peknik in attacco, boh, vabbè. E insomma ce l'avevamo lasciati così, bene o male, anche se comunque ho già detto che sono andato avanti di proposito di una giornata. E niente, la cosa principale da fare ora è quella lì di comprare i giocatori, perché appunto come avete visto, cioè, siamo montati. Prima di far ciò però, appunto, sono arrivato in questa sezione qua. Voglio comunque mettere un po' le cose in chiaro, ovvero voglio sistemare il discorso. Cioè, nonostante tutto, vorrei comunque mettere in lista prestito qualcuno e perché no anche qualcuno in lista trasferimento. Quindi niente, andiamo a fare questa cosa. Allora, io direi di iniziare comunque da giocatore, cioè vado in base all'età, ovvero da giocatore più giovane a quello più vecchio, tanto per comunque gestirmi un po' meglio la situazione. Allora, Musonda perché non lo metterei in questo un anno, sperando che se mai ce dovesse andare possa salire. Barella no, Barellone nonostante qualitativamente faccia abbastanza schifo, lo voglio tenere perché, lo sapete, è uno dei miei pupilli, anche se poi rimarrà un 65, quindi. Poi vabbè, colazione in prestito, Castagne assolutamente no, Calabresi prestito un anno, Abner no perché già, così come Sarri, Gasbar è già fuori, Rafati non so come mai c'è, in teoria non avevo rinnovato il contratto, però c'è. Gornelli ora torna, se non sbaglio. Ma ecco, già in prestito. Schiavoni lo metto in prestito, anche se per ora è titolare, perché se magari dovesse, non lo so, arrivare qualche centrocampista buono, sempre se il budget lo permette, se arrivano offerte prestito lo vorrei dare, perché sennò sarebbe in panchina. Cecchini Gio, Romo Gioa, Lambrughi via. Ah, io Lambrughi, attenzione, contratto di scadenza, io direi di rinnovarlo, perché sennò poi addio. Se veramente lo vuole qualcuno, dovrebbero offrire meno soldi, quindi si rinnova. Questi sono arrivati ora, quindi non lo puoi usare, non le puoi vendere, oltretutto fanno cioè oltre il danno anche la beffa, insomma. E niente, arriviamo a Danelone mi dispiace, ma lo metto in trasferimenti come del resto Luci. Il perché, addio, c'è anche lui a rinnovare. Comunque il perché ve lo spiegai già, se non sbaglio, me l'hai cazzata nel precedente calciomercato, quello invernale della scorsa stagione, però per sicurezza ve lo rispiego. Giocando passando il tempo un giocatore invecchiando perde sia di qualità ma anche a livello di valore, a livello soprattutto di trasferimento. Ecco una cosa che mi sono scordato di farvi notare è questa. Un'altra volta, oltre al discorso del budget stagionale, no? C'è anche il discorso dell'obiettivo di campionato. Perché il nostro amico Aldo non è solo un titano a lira, perché son poi per poter fare una squadra decente, soprattutto in questo stato V, son poi 7 milioni, no? No, ti chiede anche di arrivare a metà classifica. Quindi se tipo noi ci dovessimo salvare tipo l'ultima giornata, io non so se ti butta fuori, non lo so. Forse tutto ti vuole anche, pretende anche troppo. Vabbè. Comunque, ora parliamo di calciomercato vero e proprio, cioè di acquisti o perlomeno scambi. Allora,
Io, prima di farvi vedere la lista, voglio prima innanzitutto ringraziare tutti quelli che stanno contribuendo, no? Alla serie, a livello di consigli e soprattutto anche, cioè, oltre a consigli, anche quelli che la seguono. Quindi vi ringrazio davvero tanto, perché non mi aspettavo mai, seppur le visualizzazioni fino adesso non sono quel granché, con fronte a mega youtubers, no? Con 8 miliardi di visualizzazioni in un giorno. I commenti al contrario non me l'aspettavo, non mi aspettavo tutto questo interesse da parte soprattutto di alcuni, e quindi davvero vi ringrazio tanto. E per quanto riguarda il calciomercato, vi ringrazio per i consigli che mi avete dato. Chiaramente tutti i consigli io l'ho davvero analizzati, anche se chiaramente non è che posso vedere che vado a cercare ogni singolo giocatore, però purtroppo alcuni diciamo devo scartarli, come quello di discorsi di prendere, cioè il consiglio di prendere giocatori magari anche conosciuti, vedi Pirlo, cioè ovvero prendere giocatori che a livello di età sono veramente vecchi, perché appunto costano poco, ma perché ho dovuto scartarli, perché comunque è lo stesso discorso di vantaggiate e luci. È vero che a livello di trasferimento chiedono poco, però a livello di stipendio intanto chiedono tanto, poi la qualità scende a dismisura, e quindi diciamo non ne vale la pena, ecco. Però chiaramente ringrazio veramente tanto, come ho detto prima, comunque del consiglio. Riguardo invece sempre al consiglio per i giocatori, magari i giovani talenti, io ho controllato alcuni, purtroppo, vedi Masturri per dire, sono sempre in prestito se non sbaglio, quindi alcuni non posso neanche prenderli, però Masturri è un giocatore che se ho l'opportunità mi piacerebbe prenderlo in futuro, per dirne uno. Insomma, ho analizzato qualcuno e qualcosa ho ricavato di buono. Niente, questa è una lista di consigli che avete dato, magari, o se no, consigli che ho visto su internet. E niente, chiaramente la lista così molto 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 superficiale, cioè non è che farò un'offerta per tutti e quello che viene prima prenderò. È solo così, sarà avere qualche nome, magari non lo so, un giorno non so chi prendere. Una cosa che mi sono scordato, me ne sono reso conto ora, è di non aver messo né Maupin un'altra volta, né Doshik e né Guedes, se si pronuncia così, Guedes, insomma, l'esterno sinistro, quello portoghese, che è di prospettiva tanto. Quindi ora ce l'ho nel caso, ce lo vado a mettere. Ora, detto questo, vabbè, questa è la lista. Io chiaramente comincerò a fare delle offerte su vari giocatori. Non sto a far vedere tutti i giocatori ai quali farò un'offerta, ma più che altro vi farò, se nel caso, vedere se accetterà il discorso, cioè quando diciamo metteranno la firma, quando metterò la firma, ecco. Quindi niente, ora vabbè, chiaramente qui si va avanti, arriveremo alle partite che simulerò chiaramente. Ah, fra l'altro, cosa che non avevo fatto e non ho detto, cioè non avevo fatto i precedenti video, non ho detto adesso, è venuto il discorso della Coppa Precampionato. Chiaramente ho preso quella che si è vinta, è più redditizia, si è vinta chiaramente, perché sai, soprattutto con la squadra sì, la vedo molto dura, me cosa. E niente, era solo per essere più corretti e per informarvi un po' di più. Quindi niente, andiamo a fare il calciomercato e guardiamo cosa ne verrà fuori. Tanto vado a cercare quei giocatori che ho detto prima, le metto in lista trasferimenti. Via, a dopo. Siamo arrivati alla prima partita di questa Coppa Precampionato, Coppa Internazionale Europea. Ma di dove? Ma che squadre ci sono? Tac, 3-0, boia. Ma aspettavo. Comunque è tornato Connelli, come avevo detto prima, non so se era nella OSA, nella lista dei giocatori, però è tornato. Insomma, ci vediamo alla prossima partita, a meno che in queste tre giornate non prova qualcuno. Seconda partita, se non sbaglio gioca fuori Asia, sì, The Blackburn. Mi si prende una strina V, provo, eh. No, invece no. Parte il cambio, sì. Ma perché non mi non segna il cambio? Vabbè, boh. Insomma, si è vinto 2-1. Io boh, non ho parole. Il primo acquisto è lui. Se si pronuncia così, Cerny. 2004. Di stipendio non chiede nemmeno tanto. Allora se mi preoccupo, quando non chiedono tanto di solito qualitativamente fanno cacare. Però, boh, dici di comunque sei di prospettiva.
Più calabresi, via, accettiamo. Quindi ora si va a schioccare subito. Fa vedere quanto c'ha. C'ha 70, dai, sposta. Si leva lui nel frattempo. Per ora si fa giù attaccante. Fa vedere le qualità. Ecco, agilità 91 è già qualcosa. Boh, speriamo bene, eh. Sono fiducioso. 18 anni, 70 non è poco. Va bene, andiamo a fare la prossima partita. Vediamo un po'. Gioca in casa. Buttala subito dentro, Cerny. Di buono, 1-1. Vantaggiato. Tra l'altro, nemmeno Cerny. Ma va bene, via. Siamo passati. La regola sì. Rack, via. 800.000 in più. Secondo acquisto, lui. S'affianca per ora, avvantaggiato. 1.500.000. Stipendio, anche lui non crede tantissimo. 10.000. Più Musonda, lui. Anche lui dice sia di prospettiva. Allora, si va a giocare contro Bentford in casa. Perché appunto siamo passati. Vediamo un po' se si riesce a vincere. Se si dovesse vincere, soldi dovrebbero aumentare e ci servono come il pane. Ale, guardi, pronti via. Si presenta, oh sì. Ecco, ma come si chiama? Maximin o Saint Maximin? Maximin, Maximin. Ce la farò io, dammelo. Boh, vabbè, comunque non è a zero. Si presenta così al nuovo pubblico. Olè, via. Sono passato, 1-0. È rimasto invariato il risultato. Allora, andiamo a fare la finale. Si gioca contro il Bari. Questa coppa, chiaramente, eh. Della coppa precampionato. Si gioca fuori Asa. Vediamo un po'. Vai, bordalo. Rosina, o da lucide. Tocchete. Ah, ho ancora lui. Maximin o Maximin. Non so come cazzo si pronuncia. Vabbè. 2-1 per ora. Tanto Regina ha sbagliato anche i rigori. Oh, Dio buono, tempo rifatto a me fa Gokirm. Ma chi è? Ancora! Boh, ma cos'è? De? Mare male, guardalo lì. De. Ho fatto le due partite. Bene, bene. Già 68, è una cosa che non so se avete visto. Vabbè, comunque vedete ora. Però, insomma, comunque si è vinto la Oppa. Fra l'altro, prossimo acquisto, eccolo lì. Gnocuri, 2.300.000, forse anche un po' troppi. Più Schiavone. E andiamo via, olè. Mi spiace un po' per Schiavone, però Gnocchi sembrerebbe più di prospettiva. Insomma, lui è stato il terzo acquisto di questo Livorno. Tanto andiamo alla meta, non c'è di già, vai. Quarto acquisto. Mi dispiace vendere Luci, però ragazzi, è uno dei miei pupilli. Lo prendo, fra l'altro, a titolo definitivo. Bilal Old Sheikh. Lo so che poncio più una lira, però bimbi, è straforti. Straforti. Attenzione trasferimento, Rafati. Proviamo a aumentare. Proviamo ad andare a 200. Chiedo troppo. Boh, speriamo un fallisca. Che penso sia l'unico modo per poter vendere Rafati, questo qui. 160 un'altra volta. Vabbè, vi accettiamo, non rischiamo. Tanto dovrebbe cambiare nulla. Quinto acquisto di questo Livorno. Adam Armstrong. Anche lui c'ha 69, però a scadenza di contratto, quindi me l'hanno dato a 1.400. Sono riuscito ad arrivare a 16.000. Lo prendo senza scambiare nessuno. Anche lui dice sia di prospettiva. Stiamo bene. Attenzione offerte per vantaggiato. Vuole il Cesena. Io provo 1.500.000. Andiamo un po'. Allora, il Cesena mi aveva rifiutato, no? Vedete? Il discorso della controfferta 1.500, mi ha detto 1.300, ha detto va, facciamo 1.400, insomma l'ha accettata e ora stanno diciamo trovando per vendere Danelone. Chiaramente, come del resto Luci, mi dispiace, però ragazzi, qui è un gioco, quindi fra l'altro è un gioco, stanno invecchiando, se devi fa. Comunque, siamo arrivati qui, diciamo primo vero test, perché è la prima partita in Cup, Coppa Italia, la voglio giocare, gioco contro la Provercelli. E niente. Facciamo questa partita qua e poi terminiamo il video. E per il resto, per il discorso di come andare a finire il calciomercato, ci rivediamo poi nel prossimo video. Quindi niente, ora andiamo a giocare e boh, andiamo bene. La Vesta comunque è la squadra che abbiamo sino adesso. Allora, prima di iniziare volevo fare un attimo le resonanze della situazione. Io direi che le uniche due zone dove comunque dovremmo un po' sistemarci, tralasciando il secondo portiere che non ce l'abbiamo, è forse
il discorso terzino sinistro e centrocampista offensivo, ovvero trequartista, perché secondo me a livello qualitativo, anche se l'attacco non è che sta scoppiando, però sono giovani, quindi possono benissimo salire. Vedi Maupay e Nash l'anno scorso, che erano qualitativamente molto simili. Insomma, direi che questi due ruoli sono quelli un po' messi, tra virgolette, peggio. Per il resto, cioè, la media è intorno ai 70, ragazzi. E non è male, soprattutto col budget che avevamo a disposizione, la squadra che avevamo un mese fa, un mese e mezzo fa nel gioco, chiaramente. E direi che qualcosa si è fatto. Sarri, anche lui, vedi, sale. Del resto, comunque, Maximin, che lo chiamo Maximin, se siamo, sì, non sente. E Cerny sono già saliti di uno, eh. De Sheik sulla fascia, ma questa ve lo dia a fa. Giriamo, vai. Iniziamo. Dio buono, De. Subito Armstrong. Si presentava così. Mamma mia. Scoppiato il palo. Caffino si va, prende il gol. La prova di Co Armstrong. Addio! Così dal niente. E tira Nyokuri! Eccolo lì! Nyokuri 1-0 dopo 20 minuti. E andiamo. Bene, bene. C'ho piacere. Finisce sì il primo tempo, partita tranquilla, importante comunque che siamo andati in vantaggio. 1-0, chiaramente, fino a qui. Ai, 1-1, Tunkara, per aver capito. L'ha perso Ceccherini, se non sbaglio, vabbè. Mamma mia Armstrong, bello, sarà proprio liberato bene per poter tirare, ha fatto anche un discreto tiro. Tira! Dio buono, De, ho aspettato, devo tirare prima. Dio buono, Sar, buttala dentro. Che voglio fare un attimo un cambio. Come se molto probabilmente, non si sa se succede qualcosa, potrebbe essere l'ultima partita di vantaggiato, ma direi di farlo giù. Danilo non ci lascia così. Fa quello che potrebbe essere l'ultimo gol con questa maglia. Ci va a passare molto probabilmente il turno. Grazie Danelone, un applauso. Insomma, 2-1. Via, finisce così, si passa il turno, 2-1, grazie come ho appena detto a Danelone. E niente, direi comunque un buon test. Forse c'è da rivedere un po' qualcosa, davvero, bisognerebbe prendere... magari se c'è l'opportunità un altro giocatore di qualità, però chiaramente la squadra secondo me può andare bene così, perché tanto per me l'obiettivo rimane salvarsi, un arriva a metà classifica come dice Aldo. Se no per davvero Aldo mi dai più vaini. Comunque sono voluto arrivare al 15 perché lo so come mi cagava di più. Come ho detto prima della partita, il video termina qua. Siamo arrivati a direi quanto, tre quarti, no? Del calciomercato. Ho comunque aspettato di, prima di finire il video, di terminarlo, di fare una partita per vedere un po' com'è la squadra. E niente. Io direi che comunque per ora è un buon calciomercato. Non un ottimo, ma secondo me è un buon calciomercato. Via. Dette queste, arriviamo come sempre alle conclusioni. Allora, innanzitutto vi ringrazio della visualizzazione. Vi ringrazio ancora una volta per i consigli. E spero che magari, non so, possiate darmene altri. E niente, vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, così magari, non so, troviamo altre persone che contribuiscono a questa serie qua.
Ma soprattutto iscrivetevi al canale, così che potrete rimanere aggiornati su tutto quello che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via, detto questo, vi saluto. Ciao!